Allora, all'interno del Festival il mio ruolo sostanzialmente era di tipo istituzionale in quanto presidente della Fondazione Finanza Etica, quindi dare l'avvio a questa iniziativa ponendo, cioè, o meglio richiamando a quelli che sono un po' gli elementi, io credo, di valore anche di questa iniziativa. Non è quindi non un luogo di autoreferenzialità per chi in qualche maniera fa parte del mondo della finanza etica, ma era invece luogo di confronto con gli altri attori, quindi attori pubblici e privati, attori del mondo economico e finanziario. Partendo dal presupposto che se noi siamo consapevoli di portare una proposta che si fonda anche su motivazioni o anche su valori molto importanti, non posso demonizzare anche chi in qualche maniera rappresenta un altro approccio e un'altra visione anche della finanza, perché nel dialogo può anche passare, nel dialogo, nel riconoscimento dell'altro passa anche in qualche maniera una possibilità di contaminazione, ecco, sostanzialmente. Quindi quella che è la nostra esperienza per noi è importante condividerla con gli altri. Possiamo provocare delle reazioni, però possiamo anche mettere in moto dei dubbi e possiamo anche in qualche maniera dimostrare poi con i numeri o comunque con esperienze concrete che quello che stiamo facendo, sì, non è un'iniziativa che rientra, diciamo, nel mondo dei puri o delle anime belle, ma dà anche delle risposte anche molto concrete a problemi che abbiamo. Sicuramente ripartire dalla responsabilità del cittadino e della cittadina è di fondamentale importanza. Perché scegliere la finanza etica oggi? Ma direi che alcune domande sull'uso del denaro ce le facciamo fin da quando il denaro è stato inventato, quindi adesso non voglio tornare indietro troppo nel tempo, ma spesso e volentieri quando si parla di banche sembra quasi che siano scollegate dalla dimensione valoriale o dell'etica, in realtà non è vero. Direi che le principali esperienze anche del mondo bancario invece avevano una forte connotazione sociale, quindi chi conosce un po' la storia anche delle banche sa che alcune delle prime banche sono stati Monti di Pietà, i Monti dei Pegni, i Monti Granatici. Le prime addirittura promosse dai frati francescani che si ponevano l'obiettivo di dare credito proprio alla fascia le fasce più umili della popolazione e quindi anche evitare che poi si rivolgessero all'usura. Ma poi possiamo dire le casse di risparmio, le casse rurali e artigiane nel tempo hanno in qualche maniera riportato alla centralità della finanza nella costruzione anche di comunità. Io dico che si riscattassero dalla povertà, ma che si attivassero anche cioè nell'attivazione anche di un ruolo, diciamo, più importante da parte di alcune classi che erano in qualche maniera ai margini, non so, le casse rurali d'artigiani, casse rurali in particolar modo, anche molti territori dell'Italia, del nord-est, hanno permesso a dei contadini che non avevano la terra, non avevano niente, non neanche i mezzi di produzione, di poter comprare della terra e diventare da mezzadri, fittavoli, diventare anche degli imprenditori agricoli e quindi con la possibilità anche di emanciparsi dalle zone di povertà e soprattutto anche promuovere una crescita sociale anche molto importante. Quindi hanno cambiato anche alcuni territori. Ecco, quindi la finanza etica però alla fine mi richiama a quella che è la mia visione del mondo, perché se io non ho una visione del mondo e quindi anche e quali sono i valori che la caratterizzano, faccio fatica poi a parlare di finanza etica. Quindi la prima domanda è in che mondo vorrei vivere? Secondo, che tipo di economia mi serve per poter, o meglio, qual è l'economia che mi permette di gestire risorse in modo equo o meglio corrispondente ai miei valori per dare risposte alla mia esigenza anche io dico anche di felicità. Allora, da lì poi, quando mi faccio anche la domanda su che tipo di economia, dico bene, adesso allora il mio denaro come lo spendo? Come faccio a finanziare questo tipo di economia? Ecco allora che la finanza etica acquista un senso, però mi rimanda a quella che è la mia visione del mondo, che non può essere, che è fondata su dei valori che io non posso vivere in maniera schizofrenica, non posso, cioè, vivere dei valori nel momento, cioè nella dimensione relazionale, affettiva, sociale e poi magari nel mondo del lavoro, nel mondo della finanza, dire no, ma questi non sono i valori che in realtà si. Ecco, questo direi che è stata una schizofrenia che ha fatto tanti danni. Quindi, cioè, ci vuole un equilibrio e in questo senso vivere pienamente i valori in tutte le dimensioni della nostra vita. Ecco, questa per me in qualche maniera è la finanza etica.